Il ritardo non lo nega nessuno. L'area industriale Casarzano rischia di entrare nella blacklist delle opere incompiute, anche se dal comune di Nocera Inferiore fanno sapere che si sta lavorando per superare tutti gli ostacoli. L'unica cosa certa però è che la zona industriale è da anni soltanto sulla carta e gli imprenditori hanno già sborsato il 75% dell'importo richiesto per l'acquisizione dei lotti. Se non l'avessero fatto, avrebbero perso l'opportunità di ottenere il suolo. Poi si vedrà quando potranno costruire gli stabilimenti. L'ufficio tecnico comunale non ha ancora rilasciato nessun permesso a costruire, nemmeno alle aziende che hanno ottenuto i terreni laddove esiste già una strada. L'ampliamento non decolla, non possono essere state date licenze perché non c'è un progetto di urbanizzazione completa, non sarà mai dato se non c'è l'allaccio con il sistema fognario che non esiste. E anche se verranno realizzate le vasche IMOF per il trattamento dei liquami in attesa del progetto della regione per la costruzione del sistema fognario, sorgerà il problema delle acque di prima pioggia, così come è successo a Fosso Imperatore. Identica la situazione di stallo anche per il mini ampliamento nell'altra zona industriale. Il progetto, è uno dei molti più vasti, ha consentito di ospitare in 10 lotti 7 imprese, per lo più già esistenti, ma che hanno necessità di avere a disposizione più spazio. Anche qui le opere di urbanizzazione non sono state realizzate, nonostante qualche impresa abbia quasi completato i capannoni.